Aiutare Milano con il suo 65% di occupati a ritrovare quella fiducia nel futuro che può essere da motore per tutta l'Italia. Da qui sono nati 50 progetti per far volare la città, alcuni già realizzati, altri in fase avanzata. I progetti sono stati un'occasione di confrontarci con molte partner esterni e direi che c'è un certo entusiasmo e possono costruire insieme un piano strategico 2025. Abbiamo bisogno di una visione strategica. E queste alcune delle 50 linee guida, dal codice di autodisciplina tra le aziende per i pagamenti al rilancio delle start-up, dalla sicurezza sul lavoro ad una specie di passaporto per accedere ai finanziamenti bancari, fino alla cooperazione con l'Agenzia delle Entrate per guardare oltre l'Expo. Fuori Expo è pieno, ricco di aziende, però dobbiamo pensare al dopo, non possiamo avere una crisi adrenalina nel dopo Expo e noi stiamo lavorando su questo con un progetto che si chiama Nexpo. Milano, la punta di un iceberg della nuova crescita post-crisi, ripulita dagli intoppi che ora bloccano l'economia. Milano da sola non basta, bisogna che l'Italia segua e quindi e bisogna che l'Italia aiuti, nel senso che ci sono molte regole e molte burocrazie di cui abbiamo bisogno di liberarci.